Amici di Moto.it, ben ritrovati dal vostro motoretto qui dalle campagne lombarde, questa volta in compagnia di un Adventure Entry Level che sta destando tantissima curiosità, tantissimo interesse. Si tratta della QJ Motor SRT 550 SX. E perché tanto interesse? Perché la formula è quella che sta piacendo in questi anni: cilindrata media, comfort di marcia, adatta ai viaggi, ma soprattutto perché viene offerta a un prezzo che ha dell'incredibile, un prezzo davvero contenutissimo, e offre allo stesso tempo una dotazione che è davvero completissima. Quindi la domanda sorge spontanea: come fanno quelli di QJ Motor ad offrirci una moto così fatta a queste cifre? Sono qui per scoprirlo, soprattutto per capire se ci sono state delle rinunce o meno, o se invece è proprio tutto oro quello che luccica. Lo scopriremo in questo video. Moto.it, cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su Moto.it. Iniziamo facendo le dovute presentazioni, perché questo video esce dopo EICMA, e se siete passati dallo stand QJ Motor probabilmente avrete notato che la stessa moto veniva proposta come SRT 600 SX e non più 550 come era fino ad oggi. Non cambia sostanzialmente nulla, anzi posso togliere sostanzialmente, l'unico cambiamento è quello del rispetto della normativa antinquinamento Euro 5 Plus, e quindi per distinguere il modellier 2025 hanno deciso di chiamarla 600. Il modello, l'esemplare che sto guidando io nella fattispecie, è già un Euro 5 Plus, ma mi è stato consegnato prima di EICMA, e in QJ Motor hanno preferito mantenere il vecchio adesivo, la vecchia dicitura, e quindi 550 SX come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, che diventa 600 SX. Quello che non cambia è tutto il resto al di là dell'Euro 5 Plus, quindi troviamo una moto pensata per chi si avvicina al segmento Adventure, quindi un entry level per chi vuole viaggiare sia su strada sia in fuoristrada, sia da solo sia in coppia, ma soprattutto appunto è uno che vuole una moto adatta a fare veramente del turismo. Una moto che all'interno di questa categoria, quindi dell'Adventure Entry Level, offre ad un prezzo, come dicevo, che ha veramente dell'incredibile, una dotazione che è stupefacente, perché stiamo parlando di una moto, lo dico fin dall'inizio, che viene proposta a 5.290 euro, quindi davvero un prezzone. E all'interno di questo prezzo troviamo davvero davvero di tutto. Tutto quello che vedete in questo video, in questa moto, è compreso nel prezzo, ad eccezione del tristi valige in alluminio, che è l'unico optional che potete aggiungere. Avete già la predisposizione di serie, ma il tristi valige va comprato a parte a 990 euro. Tristi valige in alluminio, tra l'altro ben fatto, capiente, marchiato QJ Motor, con doppia chiave, che non è la stessa chiave dell'avviamento. La SRT 600 SX, come dicevo, ha una dotazione completa. Allora andiamo a vedere poi nei contenuti di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un bicilindrico in linea fronte marcia, chiaramente un'architettura che ormai conosciamo perché sta andando veramente per la maggiore. Cilindrata di 558 centimetri cubi, potenza di 56 cavalli a 8250 giri, e una coppia massima di 54 Newton metri a 5500 giri. Ma al di là di questi numeri, la particolarità di questo motore è che ha il manovellismo a 180 gradi. Questo gli consente di avere un certo caratterino, soprattutto ai bassi, soprattutto quando andiamo a prendere in mano il gas, una certa prontezza che dà una sensazione, vi anticipo già quello che vi dirò poi nella parte dinamica, dà quella sensazione di avere un po' più birra di quelli che sono gli effettivi 56 cavalli, che comunque sono sufficienti, soprattutto se si viaggia da soli, per divertirsi, per mantenere un'andatura allegra e non solo rilassata. Motore abbinato a un cambio naturalmente a 6 marce, la trasmissione finale a catena. Si trova inserito in un telaio in traliccio d'acciaio, abbinato a una forcella, questa sì è una cosa particolare, forcella Marzocchi con un'escursione di 140 mm, ma soprattutto che è regolabile sia in estensione sia in compressione. E allora rimaniamo un po' sull'ambito ciclistico, perché troviamo ruote entrambe le notate a raggi
tubeless con una gommatura di primo equipaggiamento che è Messler Tourals. Tra l'altro, appunto, le misure sono di 110-80 su ruota da 19 e 150-70 su ruota da 17 al posteriore. La frenata è garantita da un doppio disco anteriore da 320 mm abbinato ad una doppia pinza a 4 pistoncini ad attacco radiale marchiata QJ Motor. Non sappiamo quale sia il reale costruttore, però è marchiata, griffata QJ Motor. Tra l'altro è abbinata anche ad una leva con pompa radiale, pur nella sua semplicità, due leve molto semplici ma regolabili, anche quella del freno e quella della frizione, pardon, e quella del freno è di tipo radiale. Troviamo barra di protezione sempre compresa nel prezzo e anche il paramotore in alluminio. Tornando a bomba su quelli che sono i numeri, il serbatoione, che ha questa forma un po' che ricorda, se vogliamo, l'Harley Davidson Pan America, mentre il resto no, il resto ha una certa personalità, anzi, apro una parentesi, all'interno della gamma QJ Motor forse è uno dei modelli o il modello, almeno per quel che riguarda l'Adventure, che mostra maggiore personalità. Direi lei insieme all'SRV 650, che è un modello che nell'estetica gli assomiglia un po', ma il bicilindrico a V. Modelli che prendono sì ispirazione, come abbiamo imparato a conoscere da QJ Motor, ma anche da altri produttori del Far East, prendono sicuramente ispirazioni da dalle moto di maggior successo, di maggior trend, di moda, ma le rielabora e devo dire che questa volta hanno fatto un ottimo lavoro. Fanaleria completamente a LED e altezza della sella da terra di 805 mm. Questo garantisce anche chi è più piccolo del sottoscritto, che sono alto, lo ricordo, 1,75 m, di toccare agevolmente con entrambe le suole a terra. Quello che probabilmente starete notando in questo momento, però, che le pedane sono un po' in mezzo, è il caso di dirlo, ai piedi. Quando dobbiamo fare manovra da fermo, ecco, la prima cosa che ho notato è che la pedana dà un po' fastidio. Nel momento in cui invece stiamo guidando, la posizione è buona, perché sono assolutamente centrali. Se siamo un po' più alti di quanto lo sono io, probabilmente si può soffrire un po' di una piega eccessiva e un po' si è un po' rannicchiati, proprio perché la moto in realtà ha delle dimensioni contenute, non è una moto enorme, quindi offre secondo me un'abitabilità ottimale per chi è al di sotto della mia statura. Chi è sopra 1,75 m potrebbe trovarla persino un po' piccola, nonostante il bel serbatoione e lo sviluppo in avanti. Tuttavia il manubrio, che viene molto verso il pilota, con dei riser tra l'altro piuttosto lunghi, può essere tranquillamente regolato, e quindi ecco che chi ha le braccia più lunghe troverà sicuramente più comodo portare il manubrio leggermente in avanti. Le altre regolazioni, come dicevo, sono quelle delle leve, mentre alle pedane chiaramente non ci sono regolazioni che però sono possibili, ecco, mi sono dimenticato, oltre che nella forcella, anche per l'ammortizzatore posteriore. E continuiamo a parlare di comfort, di ergonomia, perché vale la pena guardare lo spazio riservato al passeggero, uno spazio, devo dire, abbondante, con una sella adeguatamente imbottita, ben rifinita. Tra l'altro è un'ottima sella, anche molto piatta, molto spaziosa per il pilota, sella che oltretutto è riscaldabile su tre livelli, così come le manopole. Anche questo fa parte della dotazione di serie, come fa parte della dotazione di serie la presa 12 volt qui sulla destra e la presa USB e USB-C qui sulla sinistra, quindi doppia presa USB. Il display TFT a colori è lo stesso che abbiamo imparato a conoscere anche sugli altri modelli della gamma QJ Motor, un display abbondante nelle dimensioni e nelle informazioni che elargisce, che ha l'unico difetto, come ho già notato altre volte, di soffrire un po' il riflesso del sole. Nonostante passi da bianco a nero quando si passa magari in zone d'ombra, questo sicuramente facilita, però questo riflesso unito ad una grafica che, a parere del tutto personale, non mi convince al 100%, perché benché a colori, benché veramente completissima, tenda a essere un po' eccessiva e quindi crei degli elementi un po' di disturbo, secondo me
con una grafica più semplice sarebbe più facile leggerlo anche al netto dei riflessi. Per il resto offre veramente tutte le informazioni che ci servono, dagli orari, il trip, il totale, i contagiri, temperatura del motore, livello del carburante, ma in particolare offre due informazioni che non sono affatto banali e affatto comuni, ovvero temperatura e pressione di entrambi gli pneumatici, quindi sia l'anteriore sia il posteriore. Sappiamo sempre a che temperatura sono e che pressione hanno. Incredibile. Bene, dopo avervela presentata per sommi capi, direi che è il momento di saltare in sella e andare a fare un giro e vedere se effettivamente questi 5.290 euro sono, come sembra, ben spesi. Partiamo accendendo la SRT, ascoltando quello che è il rombo particolare di questo bicilindrico a 180 gradi. Comunque c'ha una discreta grinta. Allora saliamo in sella, mettiamo la telecamera, disponiamo la nostra telecamera sul casco e andiamo. Frizione tirata, prima dentro e via. Cominciamo subito con un po' di off-road. Allora partiamo da seduti, poi ci alziamo. La posizione in piedi non è male, un po' bassa, di manubrio, abbastanza angolo di sterzo come stiamo vedendo. Nel momento in cui ci si trova a dover sorreggere il peso, a doverla spostare, come in questo momento, si notano le pedane un po' in mezzo alle scatole, come dicevo, in mezzo ai piedi. Il peso però non è eccessivo, 220 kg in ordine di marcia, almeno qua stando al dichiarato. La sensazione è che sia probabilmente qualcosa in più, ma forse perché il peso è un po' in alto e quindi lo si nota soprattutto se stiamo andando in off-road. Comunque anche alle bassissime andature così si riesce a gestirla bene, è abbastanza bilanciata, un po' più di peso al retrotreno, ma probabilmente perché ho il tris di valigie e qualche oggetto al momento nel valigie, soprattutto nel bauletto, ce l'abbiamo. Proviamo però ad alzare un po' il ritmo sullo sconnesso. Le sospensioni non sono male, in particolare la forcella dietro sembra un po' più secco, ma forse si potrebbe regolare un po', come si potrebbe regolare un po' meglio anche sicuramente anche la forcella. Freno posteriore è difficile da raggiungere, soprattutto se siamo in piedi, perché bisogna premere tanto sul pedale per sentirlo entrare in azione, al contrario di quello anteriore che invece basta sfiorarlo e in queste condizioni fa entrare praticamente subito l'ABS. Diciamo che sicuramente non è una moto pensata per i rally, ma per affrontare con disinvoltura anche una strada bianca come può essere questa in mezzo alla campagna lombarda. Qui con il salto è andato rapidamente a pacco il mono posteriore, non c'è tantissima escursione, ricordiamolo, 140 mm anche della forcella, quindi stiamo parlando di una buona escursione, ma non un'escursione enorme, quindi sicuramente è una moto più adatta al turismo, non a spingere. Qui abbiamo diverse buche, risulta anche piuttosto larga tra le caviglie quando si guida così in piedi, quindi indice che sicuramente è pensata per un uso più turistico. Allora utilizziamola in maniera più turistica. Torniamo a essere seduti mentre mi cade la telecamera. Torniamo su asfalto, ritroviamo una buona prontezza del motore, una buona schiena. Adesso proviamo un'accelerazione per far sentire un po' quelle che sono le prestazioni. Come dicevo, la sensazione è che il motore abbia più birra. Ora rallentiamo ovviamente perché non vogliamo assolutamente infrangere il codice della strada, ma volevo semplicemente mostrarvi come il motore sia abbastanza reattivo e allunghi sostanzialmente fino ai 9.000 giri, momento in cui entra il limitatore. Buona la prontezza sotto, il cambio era portato piuttosto corto. Proviamo anche la ripresa di sesta marcia, la sesta è un po' un overdrive, ma proviamo la ripresa scendendo a 2000 giri a 50 km/h. Un po' di saltelli, qualche decisione iniziale, ero andato parecchio giù, ma poi la schiena è comunque buona, è comunque buona. Visto che abbiamo un rettilineo, parliamo anche di protezione aerodinamica, che è un po' pochina, protegge un po' il petto, ma ovviamente braccia, spalle e il casco sono fuori. Nel caso vogliamo essere più protetti, dobbiamo sicuramente ricorrere a un parabrezza maggiorato. Tra l'altro è dotata di traction control, un
di ultima generazione, come dicono in QJ. Non l'ho mai sentito entrare in azione sull'asciutto, ma sul viscido sì, quindi non è particolarmente invasivo anche quando andiamo veramente a solleticare il gas. La posizione di guida è quella a cui ci stanno un po' abituando queste due sport cinesi, ovvero seduta un po' bassa, inserito con tanto inserimento nel mezzo, manubrio abbastanza vicino, anche troppo per quel che mi riguarda, pedane in questo caso a differenza di altri concorrenti, altri modelli anche dello stesso QJ come da 700 non sono troppo in avanti ma sono centrali, quindi meglio al netto di quello che dicevo delle manovre da fermo. Ma quello che mi piace un po' di più è la seduta mi convince, anche se è un po' stretta nella parte anteriore per consentire appunto anche a chi più piccolino di appoggiare i piedi per terra. È comunque confortevole, c'è abbastanza spazio e il sedino del passeggero rialzato consente di avere anche un appoggio lombare nei momenti di accelerazione. Non saremo davanti a un mostro di potenza, però i suoi 56 cavalli, la sua bella grinta ce l'ha e direi che è piacevole da guidare. Dal punto di vista ciclistico su strada convince sicuramente più che in fuoristrada, è sicuramente più adatta ad andare a passeggio che non a fare le tirate, ma abbiamo una forcella abbastanza solida fin troppo davanti e questo leggero sbilanciamento verso il posteriore, quindi è un po' più carica dietro, come dicevo prima. Però dobbiamo anche considerare che ho il tris di valigia in alluminio e non ho regolato il monoammortizzatore, quindi forse c'è margine, però un leggero sbilanciamento si sente. La moto forse è un po' rumorosa, ecco, il rombo che vi ho fatto sentire prima del motore diventa talvolta un po' troppo presente, forse avrei preferito qualcosa di un po' più discreto, ma è anche qua un gusto personale, c'è chi piace invece sentire un po' più la meccanica del motore. E a proposito di meccanica, il bicilindrico in sé non è particolarmente rumoroso, non ci sono sferragliamenti, è proprio un rumore di scarico. A livello di qualità costruttiva faccio notare che c'è una leggera tendenza della moto verso sinistra, dell'esemplare che sto in prova, indice che non è una costruzione proprio impeccabile, perfetta, si vedono le plastiche leggermente piegate a sinistra, non credo che sia mai caduto, quindi è proprio uscito così di fabbrica, mentre a livello di peso forse si sente, però è difficile dirlo con il tris di valigia, si sente un po' più di peso sul lato destro, il lato dello scarico. La guida rimane comunque molto piacevole anche grazie alle Messler Tourans, che sono delle ottime coperture. Vibrazioni si sentono soprattutto quando stiamo sopra i 5000 giri, un po' su sella, pedane in particolare, ma non sono, diciamo così, fastidiose. Sono presenti, si fa sentire, ma non sono così fastidiose. Non ci sono mappature tra cui scegliere, ci si affida semplicemente al controllo di trazione e al polso destro. Il cambio è abbastanza preciso, se cambiamo al giusto momento entra bene, se andiamo a forzare delle cambiate in momenti inesatti ovviamente offre un po' più di resistenza. Il regime su cui si lavora generalmente è sempre questo qua, sui 4-5.000 giri, e dove troviamo coppia, siamo appena sotto il livello di coppia massima, arriviamo a 5.5 per le cambiate e cambiamo proprio nel momento di coppia massima. Come dicevo, il display offre il fianco al riflesso, non è ottimale in tutte le condizioni. Ciononostante non si ha la sensazione di essere in sella una moto povera, tutt'altro. È una moto assolutamente dignitosissima, ragazzi. Direi che è giunto il momento di tirare le nostre somme, di tirare le conclusioni su questa moto. Alla fine del test non ci resta che cercare di dare una risposta. Come hanno fatto i QJ Motor a farla costare così poco? Quello purtroppo è un mistero, diciamo un mistero dell'industria cinese. Sicuramente ci sono dei costi diversi che qui da noi, però sicuramente quello che stanno facendo in Italia è una politica di prezzi molto aggressivi per conquistare fette di mercato, conquistare la fiducia del pubblico, dell'utenza, e viene fatto con una moto che alla fine di questo test non posso che giudicare positivamente, perché ad un prezzo così contenuto
offre davvero tanto, ma al di là della dotazione con alcune chicche, come appunto i sensori di temperatura e pressione pneumatici, che fanno molto comodo, soprattutto quello di pressione, come ho detto anche altre volte, troviamo una moto che ha una buona sostanza. Sicuramente alcune finiture sono un po' dozzinali, se vogliamo, cioè lasciano sicuramente intravedere una certa economicità, però tutto sommato la moto si presenta molto bene, sia dal punto di vista dell'estetica, sia degli accoppiamenti dei materiali, con poche sbavature, onestamente, e comunque con materiali che sembrano abbastanza sostanziosi. Forse le plastiche sono un po' rigide, ma non le trovo molto diverse da quelle di modelli ben più costosi. A livello poi tecnico abbiamo un motore che secondo me funziona bene, addirittura mi permetto di dire che funziona anche meglio di alcuni motori della stessa categoria. Risulta più brillante, benché non abbia tutto questo allungo, comunque garantisce 172 km orari di velocità massima, ma soprattutto una certa brillantezza, soprattutto se viaggiamo da soli. La ciclistica è tutto sommato onesta, anche se da un punto di vista del bilanciamento, come ho detto durante la guida, si sente un po' più di alleggerimento davanti, un po' più di sbilanciamento indietro, però va anche detto che io sto guidando la moto con il tris di valigie e che non ho regolato il monoammortizzatore, l'ho preso così com'è, quindi probabilmente regolando un po' l'ammortizzatore mi aspetto di migliorare qualcosina, così come mi aspetto che con le regolazioni della forcella di poter migliorare la risposta, soprattutto sulle asperità, perché rimane sempre un po' rigida, un po' secca. Secondo me si può lavorare, però appunto essendo regolabile, gran cosa. Come ho già detto, la frenata posteriore è un po', diciamo così, un po' assente nonostante le dimensioni del disco, ma è proprio il feeling al pedale, mentre quella anteriore è fin troppo pronta. La leggibilità del display, che non è ottimale in tutte le condizioni, però per il resto veramente è una moto che a questo prezzo offre una dotazione incredibile. È comoda, pratica, funzionale, è anche esteticamente gradevole se cercate un adventure un po' particolare, ma che non sia troppo stravagante. Insomma, alla fine questa SRT 550, o meglio SRT 600 SX, direi che sì, con 5.290 euro fate decisamente un buon affare. Altro aspetto su cui non mi sono soffermato sono i consumi e i tagliandi. Il consumo è assolutamente in linea con gli altri bicilindrici di questa categoria, comunque è un consumo che si avvicina ai 30 km litro, che aggiungendo i 20 litri e mezzo di serbatoio vuol dire tantissima autonomia. Manca però, ecco, un indicatore, quando entro in riserva non si sa quanto range abbiamo semplicemente la lucina che lampeggia. Per il resto abbiamo dei tagliandi ogni 10.000 km, quindi comunque si può fare strada, è un buon chilometraggio in linea sempre con motori di questa categoria. Quindi alla fine dei giochi non mi resta che dire che per 5.290 euro è davvero davvero difficile, se non impossibile, trovare di meglio. Spero che anche questo video ti sia piaciuto. Se è così, fammelo sapere nei commenti, fammi sapere anche cosa ne pensi di questa SRT 600 SX. Noi ci vediamo al prossimo video, ti ricordo come sempre di seguirci anche sui social, di venirci a visitare su www.moto.it, dove oltre alle notizie fresche di giornata trovate sempre gli annunci migliori sia dell'usato sia del nuovo, con le offerte dei nostri partner concessionari. E come dico sempre, prima di chiudere un video, ragazzi, date gas, ma responsabilmente. Ciao!